Il centro storico di Agrigento è da tempo ormai sotto i riflettori dell'opinione pubblica per il suo stato di degrado e di abbandono, ma ecco che si intravede una speranza per far rinascere quello che si considera il cuore di Agrigento. Questa mattina al Palazzo Arcivescovile è stato infatti presentato il bando comunale relativo al programma di riqualificazione urbana a canone sostenibile all'interno dell'area del centro storico di Agrigento. L'ambito di intervento coincide in linea di massima con quella parte del centro storico denominata dagli storici Terra Vecchia della antica Girgenti e si sviluppa dalla piazza Pirandello alla via Duomo e dalla via Bac Bac e salita San Vincenzo alla salita Itria alla via Orfane, salita San Domenico, via Barone, via Palma, salita Raccomandati, via Madonna della Neve, vicolo Seminario e piazza Don Minzoni. L'intervento può anche estendersi alle parti limitrofe del centro storico. Parliamo di un intervento complessivo di circa 10 milioni di euro, il 50% del quale appunto destinato ad edilizia abitativa, la rimanente parte destinata a opere di urbanizzazione, quindi strade, pubblica illuminazione, quindi un miglioramento complessivo della vivibilità all'interno del centro storico. E se immaginiamo che un intervento anche di tale consistenza, di 10 milioni di euro circa, all'interno di un'area come il centro storico, servirà sicuramente a fare rinascere questa parte importante della nostra città. Oltre alla realizzazione di alloggi a canone sostenibile, l'intervento potrebbe consentire di riqualificare un'ampia ed importante parte del centro storico, realizzando il collegamento anche con scale mobili tra la zona monumentale di Piazza Pirandello e la progettata zona museale della Via Duomo, in adesione alle iniziative già avviate dalla Soprintendenza dei Beni Culturali ed in conformità con le previsioni del vigente piano strategico. L'iniziativa ha riscosso l'entusiastica adesione dell'arcivescovo Monsignor Francesco Montenegro. Come agrigentino devo essere contento di vedere che questa parte della città, che è importante, rilevante, è antica, ma può anche aprirsi al futuro, vedere che viene attenzionata da chi amministra e che adesso ci si sta attivando per creare questa realtà che appunto oggi è stata presentata. Mi auguro che davvero sia un momento di partenza per cambiare tante cosette e saper guardare al futuro. Previsto dunque il recupero e la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale sociale mediante iniziative attivate dal Comune, dall'Istituto Autonomo Case Popolari e da operatori privati come imprese, cooperative e fondazioni, da destinare sia ai cittadini in possesso dei requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica e per coloro che si trovano in condizioni di disagio abitativo. L'avviso integrale è già pubblicato al Labo Pretorio sul sito internet del Comune www.comune.agrigento.it alla voce concorsi, avvisi e gare pubblicate.